Dopo 6 giorni dedicati all'analisi della situazione politica, sociale ed economica nell'America Latina, dopo aver ascoltato le testimonianze di uomini e di donne che hanno documentato al pubblico e alla giuria quali sono le condizioni, le tragiche condizioni nel continente sudamericano, il Tribunale questa mattina pronuncia una sentenza di condanna contro i crimini fisici, morali, sociali ed economici che si commettono ogni giorno contro i popoli latinoamericani. Sono stati i popoli a conferirci legittimità e saranno i popoli ad eseguire la nostra sentenza. A nome dei loro diritti, il Tribunale giudica il governo degli Stati Uniti, i governi dell'Argentina, della Bolivia, del Brasile, del Cile, della Colombia, del Guatemala, di Haiti, del Nicaragua, del Paraguay, della Repubblica Dominicana, dell'Uruguay e le imprese multinazionali. Il Tribunale, per tutti questi motivi, il presidente della giuria, Lelio Basso, dopo una sintesi dei lavori, ha dato lettura della motivazione della sentenza. Il Tribunale Russell condanna i governi di 12 paesi del Centro e Sud America per violazioni gravi dei diritti dell'uomo e per crimini contro l'umanità. Questa mattina il senatore Lelio Basso, presidente del Comitato Esecutivo Internazionale del Tribunale Russell II, ha riunito i giornalisti per una conferenza stampa che, oltre alla finalità del processo, ha chiarito anche la procedura decisa dal Tribunale. Della giuria internazionale fanno parte alcuni nomi indiscussi della cultura mondiale, come gli scrittori latinoamericani Julio Cortázar e Gabriel García Márquez e i premi Nobel Alfred Kastler e George Wald. Davanti a questa giuria sfileranno testimoni di accusa che in molti casi hanno personalmente subito le persecuzioni politiche, morali e addirittura fisiche delle dittature latinoamericane. Il Tribunale ha invitato i 4 governi latinoamericani sotto processo a nominarsi dei difensori. L'invito è rimasto senza risposta, ma il processo sarà ugualmente celebrato. Tra i sostenitori dell'accusa, l'ex senatore uruguaiano Michelini, il quale ha anticipato questa mattina alcuni dei fatti che saranno sottoposti al giudizio del Tribunale. In Uruguay, paese di 2,5 milioni di abitanti, ha detto l'ex senatore, ci sono attualmente 40,000 detenuti politici e più di 5,000 persone hanno subito torture fisiche. Il Tribunale Russell, ha aggiunto, si propone di parlare al mondo appunto in nome di quanti non possono venire direttamente a testimoniare perché rinchiusi nelle prigioni oppure uccisi dalla macchina repressiva o resi pazzi dalle feroci torture. Il Tribunale, che si riunirà domani a Roma, venne istituito e convocato per la prima volta dal filosofo inglese Bertrand Russell per giudicare in nome dell'umanità il comportamento dei responsabili della politica statunitense nella guerra del Vietnam. Con questa seconda convocazione il Tribunale si propone ora come un foro permanente per la difesa dei diritti umani ovunque e da chiunque essi vengano violati. L'atto d'accusa smonta il miracolo brasiliano pezzo per pezzo. Il Brasile, dotato di incalcolabili potenzialità economiche, è il capostipite, il modello che ha fatto scuola in America Latina, il futuro paese guida del subimperialismo statunitense. In seguito al colpo di Stato del 1964, in Brasile è stata soppressa ogni libertà, con un crescendo di rara perfezione tecnica che ha evitato golpe sanguinosi e di massa come quello del Cile, per seguire una strategia del terrore che concentrasse il massimo potere nelle mani di pochi, in nome della paura. La repressione colpisce ogni ceto e ogni settore della popolazione. A Castello Branco succede alla presidenza un altro generale, Garastasu Medici, e poi il 15 marzo 1974 un ufficiale dal nome tedesco, il generale Geisel. È lui l'uomo che con fredda ferocia sta facendo del Brasile il paese leader dell'oppressione dell'America Latina, in nome di quel paradiso che costituisce un oggettivo terreno di alleanze con i nuovi mostri del capitalismo, le multinazionali, i loro rappresentanti locali e i governi che le caratterizzano. La distruzione dello Stato di diritto è totale. Secondo il censimento del 1970, l'1% più ricco della popolazione ha aumentato le sue entrate dall'11 al 17%, mentre il 60% più povero le ha viste diminuire dal 26 al 19%. Nel 1965 un operaio doveva lavorare 26 ore per comprare 6 kg di carne, mentre nel 71 ha dovuto lavorare 42 ore e mezzo.
lo sviluppo del paese si fonda sulla tortura, implacabile, praticata anche contro bambini piccoli, 5-6 anni. Non sono risparmiate le donne incinte. Sono utilizzati i medici come carnefici. Agli squadroni della morte, specialisti dell'assassinio e della tortura, è affidato il compito di eliminare gli elementi socialmente pericolosi. La loro totale impunità li favorisce nelle loro imprese criminali. I loro alti protettori sono ora al potere. L'addetto militare all'ambasciata americana a Rio, generale Vernon Walters, è stato promosso vice direttore generale della CIA. L'accusa e i testi, Denise Crispin, moglie del patriota Edoardo Leite, e Fernando Gabeira, giornalista, uno dei 32 liberati in seguito al sequestro dell'ambasciatore tedesco, danno un quadro completo sul regime brasiliano. Senatore Basso, cos'è il Tribunale Russell? Il Tribunale Russell è un'istituzione che fu fondata dal filosofo e matematico inglese Bertrand Russell, premio Nobel della pace, nell'autunno 66. Egli convocò a Londra in quell'occasione 15 persone scelte nei vari paesi del mondo, e mi fece l'onore di comprendermi fra quei 15, che gli incaricò di fare un'indagine sulla condotta di guerra americana nel Vietnam, per vedere se nel comportamento americano ricorrevano gli estremi dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, secondo la definizione che era stata data dal Tribunale di Norimberga, istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale per giudicare i criminali nazisti. Noi ci riunimmo a Londra e ci demmo questo nome di Tribunale per i crimini di guerra americana nel Vietnam, e tenemmo poi due sessioni pubbliche, una a Stoccolma della primavera e una a Copenaghen nell'autunno del 67, in cui appunto esaminammo l'esistenza di se sussistevano o meno questi crimini, per concludere che sussistevano tutte e tre le specie di crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ma perché la denominazione tribunale? Beh, fu oggetto di una discussione in seno proprio a questo gruppo nella riunione di Londra dell'autunno 66. C'era chi voleva chiamarlo commissione d'inchiesta e c'era chi voleva chiamarlo tribunale, furono in fondo le due denominazioni su cui si discusse. L'obiezione che si faceva alla denominazione tribunale è che i tribunali sono istituzioni dello Stato, munite della possibilità di fare eseguire le proprie sentenze per mezzo di gendarmi, mentre è chiaro che noi eravamo un'istituzione puramente privata e senza nessuna possibilità di fare eseguire i nostri giudicati. Tuttavia prevalse, e io fui fra quelli che la sostennero, la tesi di chiamarci tribunale, perché ritenemmo che si trattasse proprio di pronunciare un giudizio in nome di un'autorità che a nostro giudizio era superiore alle stesse autorità statali, cioè la coscienza morale del mondo. Ecco, noi certo, in un certo senso ci autoinvestivamo di questo mandato che nessuno ci aveva dato, di rappresentanti della coscienza morale del mondo, ma comunque volevamo far richiamo a questa coscienza morale, volevamo fondare sulla coscienza morale il nostro giudizio, tenendo presente che il diritto internazionale è un diritto in evoluzione e che secondo gli stessi trattati esistenti e secondo le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, la coscienza morale è anche una fonte di diritto. Quindi ecco, noi ci richiamiamo all'autorità che secondo noi è la massima fonte di diritto in questa materia e ci ponevamo come espressione di questa coscienza morale. In questo senso ci siamo dati il nome del Tribunale, affidando poi all'opinione pubblica internazionale, se vogliamo dire alla coscienza morale dei popoli, di eseguire le nostre decisioni. La richiesta di un secondo tribunale Russell è partita dagli esuli brasiliani, che avevano costituito un comitato unitario di difesa, di denuncia della repressione, che mi richiesero
di costituire appunto un secondo tribunale d'arresto, il primo era terminato sul Vietnam, era esaurito, per occuparmi del Brasile. Prima che il tribunale fosse costituito accadde il golpe in Cile e la vedova Allende venne a trovarmi a Roma per chiedermi che questo tribunale secondo si occupasse anche del Cile. Noi ci riunimmo a Bruxelles nel novembre del 73 e decidemmo allora di occuparci non solo del Brasile e del Cile, ma del Brasile e del Cile, dell'America Latina in generale, in quanto si trattava di un continente intero, un subcontinente intero che presentava questo fenomeno di una dittatura militare che andava estendendosi sempre di più, tanto che oramai si può dire che il regime normale in America Latina sia la dittatura militare. In questo quadro abbiamo ritenuto che il fenomeno principale fosse il Brasile, perché dal Brasile partono i colpi di Stato che hanno rovesciato i governi in Bolivia, in Uruguay, in Cile, eccetera, e abbiamo ritenuto che fosse nostro dovere, questo è il compito che siamo proposti, non solo di analizzare la situazione che si presenta in questi vari paesi dell'America Latina, ma di cercare di capirne i meccanismi, le ragioni fondamentali che hanno portato a questa situazione e che hanno creato una minaccia alla democrazia mondiale, in quanto hanno creato in un continente vitale come l'America Latina in sviluppo dei regimi dittatoriali che hanno la tendenza ad estendersi sempre più, come è accaduto finora e come, se non si provvede in tempo, potrebbe accadere ancora in futuro, minacciando le nostre stesse libertà. La Repubblica dell'Uruguay. Fino a qualche anno fa era considerata nel panorama sudamericano un raro modello di democrazia. La cosiddetta Svizzera del Sud America, dopo l'avvento al potere nel 72 di Juan María Bordaberry, acquista il volto del terrore e della persecuzione. Cancro che rode l'Uruguay si chiama latifondo. 500 famiglie sono proprietarie del 65% di tutte le terre coltivabili. La produzione di carne, spina dorsale dell'economia uruguayana, è gestita dalle forze imperialistiche e viene esportata per pagare i debiti contratti con il Fondo Monetario Internazionale. Mentre nel paese le condizioni di miseria e di fame sono terribili, 15.000 bambini muoiono prima di arrivare a un anno di vita. La democrazia in Uruguay è morta. Il Parlamento è stato chiuso, l'università anche, le prigioni si sono riempite. Su 2,5 milioni di abitanti, l'Uruguay ha 40.000 prigionieri politici, come se in Italia ce ne fossero 1 milione. Fuori legge i partiti, comunista, socialista, democristiano. Fuori legge i sindacati, rigidamente censurate televisione e stampa. La parola Libertad è proibita, anche la parola guerrigliero, nella terra in cui i Tupamaros esprimono con la loro azione la risposta popolare alla violenza. Il regime di Bordaberry, che ha dichiarato la sua affinità ideologica con il Brasile, si serve degli stessi sistemi. Su iniziativa di Dan Mitrione, che diventa sovrintendente della polizia di Montevideo, vengono organizzati gli squadroni della morte e viene data via libera allo squadrismo fascista. La prima sessione del Tribunale che abbiamo tenuto a Roma si è occupata soprattutto della violazione dei diritti dell'uomo, partendo dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo fatta dall'ONU. Sono emerse alcune, oltre naturalmente alla serie di episodi singoli su cui magari ritornerò, ma sono emersi alcuni dati estremamente importanti, di cui credo che il più importante sia questo, che la tortura oggi nei paesi dell'America Latina non è più quello che è stato per secoli, un mezzo di prova che viene adoperato dall'autorità giudiziaria per strappare delle confessioni, ma è proprio uno strumento di governo che viene adoperato perché il popolo sappia che chiunque si opponga alla politica governativa, alla politica della dittatura militare, è esposto a subire le torture le più raffinate, le più incredibili. Abbiamo avuto appunto delle descrizioni agghiaccianti. E
L'altro aspetto importante è che si tratta oramai di una tortura fatta scientificamente, cioè con l'assistenza di psicologi per scegliere la persona più vulnerabile, con l'assistenza di medici per fermare la tortura quando ci sia un rischio di morte, curare il torturato per poter riprendere la tortura, in modo che alle volte sono delle persone che sono sottoposte per mesi consecutivi a torture, sia pure attraverso queste interruzioni imposte dai medici. Cioè abbiamo veramente un raffinatissimo strumento di governo che deve creare il terrore in mezzo al popolo in modo da ottenere che il popolo sia ubbidiente al 100% per non esporsi a questo rischio. Abbiamo anche il caso, la tortura è fatta anche per distruggere psicologicamente l'individuo, in modo che se anche poi esce dal carcere, non è morto, ha superato questa tortura, però è la persona la cui psiche è stata distrutta, che non si ritorna più ad essere un uomo normale. E abbiamo anche un altro aspetto che ci è parso molto importante, quello di vedere che più o meno gli stessi strumenti di tortura, gli stessi metodi, diciamo, si ripetono nei vari paesi, segno che sono l'espressione di una volontà coordinata, di un sistema che non riguarda solo un paese o un altro paese, ma che dietro a questi paesi c'è una volontà di utilizzare questi strumenti di dominio. E infine un ultimo elemento che è emerso e al quale poi dedicheremo la seconda sessione è che la ragione per la quale, almeno una delle ragioni per le quali questo fenomeno di dittature militari si è esteso in così larga misura all'America Latina, è che si vogliono avere dei paesi, dei popoli interi che vengono sfruttati nel modo più sfacciato dalle grandi società multinazionali e che non sono in grado di opporre nessuna resistenza perché sono private di tutti i diritti. La situazione geografica della Bolivia ha un ruolo decisivo per l'egemonia politica nel Sud America. Posta quasi al centro, è vista da Brasile e Argentina come terreno strategico per il controllo del continente. Il governo del generale Torres, che aveva messo in difficoltà gli interessi nordamericani, è stato sostituito dalla mostruosa dittatura del regime del generale Banzer, fondato su una feroce repressione. Assassini bestiali, torture di tale violenza che sembrano, a parziale differenza di quelle degli altri paesi, avere lo scopo di provocare la morte del torturato. Il quadro economico è critico. Le manifestazioni popolari sono represse nel sangue, come è avvenuto a Cochabamba nel gennaio del 1974. Anche qui, come in Brasile, Cile e Uruguay, la presenza straniera è schierata a sostegno del regime. Trova il proprio simbolo nella figura del colonnello Rafael Loazia, capo dei servizi segreti del Ministero degli Interni, la cui permanenza in tale carica, nonostante i successivi cambiamenti di governo, sarebbe il risultato dei legami che intrattiene con i servizi segreti nordamericani. È difficile raccontare tutti i crimini contro la dignità umana commessi dal governo Banzer. I casi che presentiamo sono eloquenti nella loro brevità, testimonianza di coraggio manifestata nella profonda indignazione morale e nella denuncia politica. Si tratta di una giornalista che ha assistito all'assassinio del patriota Pedro Morán, dichiarato già morto dai militari, mentre era ancora sottoposto a torture, e dal padre di un giovane assassinato, la cui morte non è mai stata comunicata ufficialmente. Se fosse provato che queste dittature militari sono l'espressione dei grandi interessi delle multinazionali, risulterebbe allora chiaro che i governi di questi paesi hanno alienato l'indipendenza economica dei loro popoli, perché li hanno privati della possibilità di disporre delle proprie risorse naturali, che è oggi un diritto riconosciuto dall'ONU a tutti i popoli, e li hanno privati della possibilità di decidere della pianificazione del proprio futuro, perché i centri di decisione da cui dipende l'avvenire economico di questi paesi si trovano nelle sedi dei consigli di amministrazione delle multinazionali, che possono essere a New York o in qualunque altra città del mondo. E quindi avremmo dei popoli che sono privi di indipendenza economica, e secondo quella che oggi l'interpretazione è accettata da tutti, soprattutto dall'ONU, la privazione dell'indipendenza economica significa in fatto anche privazione di indipendenza politica. Quindi avremo dei governi che hanno alienato, distrutto l'indipendenza politica dei loro popoli, e quindi ci troveremo di fronte ad un atteggiamento criminale di questi governi. Questo è l'obiettivo fondamentale della sessione che terremo a Bruxelles. Fu il bombardeo de las radios constitucionalistas ese día 11 de septiembre.
Uno dei primi atti della giunta militare fu il bombardamento delle radio costituzionali l'11 settembre. Non era sufficiente l'usurpazione e il massacro. Era necessario interrompere le comunicazioni tra i cileni, isolarli, in modo che quel massacro non fosse conosciuto, perché non si potesse sapere tutto ciò che facciamo sapere in questo tribunale, perché non si facesse sapere l'eroica resistenza del presidente Allende morto assassinato, perché non si sapesse che stavano ritornando i monopoli e le imprese latifondiste. Il significato del ritorno dei latifondisti, dei monopoli, delle imprese imperialiste. Hanno abolito la libertà di riunione. Hanno abolito la libertà di riunione, la libertà di informazione, la libertà di diffusione, la libertà di critica, la libertà di pensiero, la libertà di creare. Non solo perché si sono appropriati di tutti gli organi di comunicazione di massa, non solo perché hanno occupato le università, non solo perché hanno bruciato i libri, non solo perché fecero morire non di cancro, ma di fascismo Pablo Neruda, non solo perché assassinarono Victor Jara, ma soprattutto perché lo sviluppo della loro politica del terrore rende difficile ogni rapporto tra i cileni. Dopo aver invaso il paese, i fascisti vorrebbero adesso invadere la coscienza del popolo cileno, perché questa coscienza è il loro principale nemico. La coscienza del popolo cileno. Perché questa coscienza è uno dei suoi nemici fondamentali. Settembre 1973. L'attacco al Palazzo della Moneda, portato contemporaneamente dall'esercito, dai carri armati e dall'aviazione, costituisce la prima flagrante barbara violazione della legge. Il rovesciamento e la distruzione del potere esecutivo, la neutralizzazione di quello giudiziario, sono stati i primi atti della giunta. In Cile, ancora oggi, i consigli di guerra sono gli unici che giudicano e condannano, anche se in migliaia di occasioni sono stati sostituiti più semplicemente dall'assassinio e dalle esecuzioni di massa. Pinochet stesso, come ha ricordato l'ambasciatore Carlos Vassallo, ha dichiarato subito dopo il golpe che tutto era stato studiato sin dall'elezione di Allende a capo dello Stato. Ci sono prove materiali dei collegamenti tra l'ITT e l'opposizione interna in Cile. A favorire il sistematico attacco dei moderati e dei fascisti di Patria e Libertà contro Unidad Popular si è mosso lo stesso Kissinger con una serie di atti di cui ha dovuto assumersi piena responsabilità davanti al Congresso americano. Il cosiddetto piano Z delle sinistre, che avrebbe giustificato l'intervento dei militari, era completamente inesistente. Una macchinazione giuridica di cui non si sono potuti servire neanche gli stessi generali golpisti, perché nonostante tutte le torture non sono riusciti a fabbricare prove per dimostrarlo. L'inglese Roger Plant, membro di Amnesty International, ha allegato una relazione in cui si afferma che nei giorni precedenti al colpo di Stato sarebbero arrivati in Cile funzionari di polizia brasiliana e gorilla uruguayani, per corsi di addestramento sulle più sofisticate tecniche per far confessare. Il golpe, ha detto Raul Ampuero Díaz, dirigente socialista cileno, ha cancellato tutta la tradizione giuridico latinoamericana sul diritto di asilo. Il caso più noto del disconoscimento di ogni diritto internazionale è stato l'assalto all'ambasciata cubana, denunciato da Fidel Castro il 18 settembre 1973. Ne è una prova inoppugnabile il servizio fotografico pubblicato dalla Figaro
il 4 ottobre 1973. Honorables miembros del tribunado, del tribunal Ventral Russell, señores jurados, yo tengo un testimonio concreto que denunciar, que tal vez esté en conocimiento. Onorevoli membri del tribunale Russell, signori giurati, questa è la mia testimonianza. Voglio prima di tutto che sappiate che la violenza del fascismo si può affrontare solo con la violenza rivoluzionaria. De que a esa violencia del fascismo solo podremos oponerle la violencia revolucionaria. En el momento del golpe, nosotros questo tribunale, noi lo sappiamo, compie una funzione molto importante, quella di isolare la giunta fascista. Noi che venivamo da altri paesi dell'America Latina, nell'ora del golpe abbiamo scelto di partecipare alla resistenza del popolo cileno. Uno dei primi atti della giunta è stata la caccia e la persecuzione agli stranieri. L'ambasciata dove mi trovavo in quei giorni era controllata dai reparti dell'esercito. Non facevano entrare né cibo né medici. E là dentro, tra di noi, c'erano anche molti bambini. Durante la notte i soldati tiravano sistematicamente contro di noi con armi pesanti. La mia storia è questa. A seguito della debolezza della mia salute, ho dovuto affrontare un intervento in un ospedale. L'ambasciatore ottiene un salvacondotto dalla giunta, ma la mia esperienza rivoluzionaria mi consiglia di non fidarmi. Infatti, mentre mi trovo nella camera dell'ospedale, si presentano dei poliziotti fingendosi membri dell'ambasciata. Io resisto ai loro tentativi di portarmi via. Solo morta, ho detto, uscirò da qui. A togliermi da questa situazione in cui sto precipitando arrivano altri diplomatici e gli ambasciatori Edelstam svedese e quello di Francia. Grazie a loro tengo di non essere portata via. Comunque, nonostante io abbia una brutta infezione, per una settimana non ricevo né medicine né alimentazione, ma invece ricevo sistematicamente la visita della polizia politica, non solo di quella cilena, ma anche di quella uruguayana. Soltanto la pressione internazionale è riuscita a farmi uscire viva. Il problema che abbiamo davanti è se dobbiamo trasformare poi il Tribunale in un organo permanente. Personalmente, come Presidente del Tribunale, considero l'esperienza positiva e credo che varrebbe la pena di farne un organo permanente, per cui io mi propongo, nella misura in cui riuscirò a raccogliere i mezzi necessari, di creare dopo la fine di questo Tribunale una fondazione internazionale che assuma su di sé il compito di affrontare di volta in volta i diversi problemi più cruciali che si presentano all'umanità nella difesa dei valori essenziali della democrazia, della libertà e dell'indipendenza dei popoli. Senatore, un'ultima domanda. Perché ha deciso di far parte del Tribunale e addirittura di presiederlo? Potrei dire che le motivazioni sono varie. Potrei dire come politico, che ha impegnato gran parte della propria vita, più di 20 anni, a combattere in Italia, nel suo paese, una dittatura fascista. Potrei dire come giurista e come autore, uno degli autori della Costituzione italiana, che conosce i limiti del diritto e delle possibilità di risolvere sul piano strettamente giuridico questi problemi, ma soprattutto come uomo che si sente partecipe di tutte le sofferenze umane e che si sente offeso nella sua dignità ogni volta che è offesa la dignità di un altro uomo. Per questo ho accettato l'incarico di promuovere questo tribunale e, poiché i colleghi mi hanno fatto l'onore di eleggermi presidente in luogo di Jean-Paul Sartre che presiedeva il primo, ho accettato come un dovere che rispondeva a questi bisogni e mi sono sforzato di indirizzare l'attività del tribunale non solo all'accertamento dei fatti, ma anche, questo mi pare un punto essenziale, al tentativo di elaborare, o perlomeno di offrire un contributo, all'elaborazione di un diritto più moderno, più aggiornato dei popoli, cioè non soltanto degli stati, delle istituzioni organizzate, ma degli popoli che vogliono vivere, che si affermano oggi nel mondo, che emergono oggi alla luce della storia, dopo essere stati per molto tempo repressi, di creare un nuovo diritto che garantisca per il futuro, per l'avvenire,
una coesistenza, una possibilità di convivenza senza sfruttamenti, senza oppressioni, senza ingerenze esterne e quindi che praticamente sia un contributo al progresso e alla pace del mondo. A conclusione delle testimonianze raccolte, il Tribunale Russell ha emesso una sentenza di cui il punto fondamentale è questo: il Tribunale dichiara colpevoli di violazioni gravi, ripetute e sistematiche dei diritti dell'uomo le autorità che di fatto esercitano il potere in Brasile, in Cile, in Uruguay e in Bolivia. Il Tribunale, tenuto conto dell'entità di queste violazioni, dichiara che esse costituiscono, considerate nel loro insieme, un crimine contro l'umanità commesso in ciascuno dei quattro paesi in questione dalle stesse autorità che esercitano il potere. Il Tribunale non si è accontentato di questa conclusione, ha deciso di tenere altre sessioni perché attraverso la prima sessione sono emerse delle responsabilità che vanno al di là di quello che abbiamo visto. Cioè noi abbiamo deciso di tenere altre due sessioni per ricercare sia la responsabilità delle grandi società multinazionali che hanno contribuito a questi colpi di Stato per ottenere poi delle concessioni di sfruttamento di questi popoli e le responsabilità del governo statunitense che ha favorito questi colpi di Stato, in quanto queste multinazionali sono società che hanno sede prevalentemente negli Stati Uniti.